In questo video vediamo i verbi con il déjà vu. I verbi con il déjà vu sono verbi che ricordano un infinito più antico di derivazione latina. I primi tre verbi che si vedono di questo gruppo in genere sono bere, dire e fare. Bere deriva dal verbo bevere, dire deriva dal verbo vincere e fare deriva dal verbo facere. Impararci questo infinito più antico ci servirà poi per ricordare meglio altri tempi verbali, per esempio l'imperfetto dell'indicativo o il gerundio. Se noi prendiamo come punto di partenza l'infinito bevere, che non esiste in italiano, coniugare il verbo bere è facilissimo. È come se fosse un verbo regolare. Metti in pausa il video e prova a coniugare il verbo bere. Ed ecco qui il verbo bere. Io bevo, tu bevi, lui beve, noi beviamo, voi bevete, loro bevono. Vedete che le terminazioni sono regolarissime. L'unica cosa che bisogna ricordare, appunto, è che per formarlo non si parte da bere, l'infinito italiano, ma da questo infinito più antico, bevere. Il verbo dire funziona come bere, ma il voi si forma regolarmente partendo da dire. Quindi dire, un verbo in ire, finisce in ite e non si aggiunge nient'altro. La prima persona invece è dico, perché, come ho detto prima, questi verbi spesso partono dall'infinito più antico, in questo caso è dicere. Metti in pausa il video e prova a coniugare il verbo dire. Ed ecco qui il verbo dire. Io dico, tu dici, lui dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono. Per il verbo fare bisogna fare un discorso a parte perché fare non è un verbo regolare, fare è un verbo del gruppo di quelli che fanno la seconda persona singolare in hai e la terza persona plurale in hanno. Ho fatto un video su questo gruppo di verbi, sono sei verbi, per esempio il verbo avere, il verbo stare, il verbo dare, eccetera. Ci potrà aiutare a ricordare che la prima persona singolare e plurale è faccio e facciamo rispettivamente. Sapere appunto che l'infinito più antico era facere.